Ancora cultura, parliamo adesso del concerto con il controtenore Nicolò Balducci e l'Orchestra Sinfonica di Matera, diretta da Francesco D'Orazio, con il progetto Vivaldi del Festival Duni, evento dell'Orchestra Sinfonica di Matera in coproduzione col Festival Duni. Abbiamo un ospite in studio, è venuto a trovarci proprio, proprio Nicolò Balducci, controtenore, che sarà appunto in concerto e che lo stiamo vedendo in studio con noi. Ben trovato innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a Mi voi. scuso per il refuso, Nicolò Balducci, controtenore, un'iniziativa importante, un doppio appuntamento a Pomarico, ci racconti? Sì, siamo a Pomarico questa sera alle ore 19 al Palazzo Marchesale. Io non ci sono mai stato, ma mi dicono sia una sala molto bella, infatti non vedo l'ora di scoprirla. Siamo a Matera domani, all'Auditorium Gervasio, in cui ho avuto l'onore di cantare più volte in quanto allievo, ex allievo del Conservatorio di Matera e sarà bellissimo ritrovare anche tutti i vecchi colleghi, vecchi amici e tutte le persone che sono interessate a questo concerto che sarà molto speciale. Verterà su Vivaldi, sarà un programma particolare, eseguiremo le arie più belle vivaldiane dal repertorio sacro al repertorio profano, al repertorio operistico. Vi invito veramente a seguirci perché ci sarà da divertirsi. Ecco, ovviamente c'è tanto studio, tanta preparazione dietro a momenti che poi vengono così donati alla città per la crescita culturale di tutti. Ci diceva da studente oggi controtenore, un percorso lungo. Ci parli un po' anche di lei, della sua esperienza. Cominciare a Matera, io è una città che porto nel cuore, sempre, lo dico sempre, perché avete il conservatorio più bello d'Italia, questo proprio sicuro, sono certo di questo. E poi anche ritornare a cantare qua è come un po' sentirsi sempre a casa, cioè sento i sapori della mia terra praticamente. Viaggiando in tutto il mondo, veramente avevo bisogno una volta all'anno di dire sono ritornato a casa. E questo mi fa molto, molto, molto piacere essere qua. Ringrazio il direttore Saverio Vizziello per avermi invitato, che ogni volta ha molta premura, specialmente per i giovani artisti, per la musica antica, che è un repertorio un po' più particolare. Con il Festival Duni sono anni che insomma, cerca di dare luce, dare lustro alla città di Matera, al compositore Duni stesso insomma, e alla musica barocca. Ecco, proprio rispetto al festival, inserendo anche un po' l'invito a partecipare, a prendere parte a tutti gli appuntamenti di questo festival così importante e anche ricco di date, anche Certo, su questo cosa ci dice? è sicuramente un festival molto importante, va avanti da tantissimi anni, avete la possibilità di assistere a numerosi spettacoli, ma di qualità, è la qualità che contraddistingue questo festival, specialmente nel sud Italia, non ne abbiamo molti, io giro parecchio per tutti i festival più importanti europei, e questo qua in particolare. C'è sempre il fatto che io sono molto legato a Matera, quindi partiamo da quello. Ma invitano, non lo so, personaggi del tipo come Jordi Savall oppure Dan Laurin, che sono davvero dei grandissimi musicisti, esperti del repertorio, dai quali si può veramente gustare uno spettacolo di musica barocca di un certo livello. Quindi davvero è un onore avere in questa città un festival del genere così ben organizzato e che vada sempre incontro a quelle che sono le esigenze del pubblico, lascia scoprire al pubblico un prodotto veramente di qualità e questo è sempre importante per quanto riguarda la musica. Ecco, come musicista, come persona di cultura, come giovane e come persona che oggi parla da Matera con tanto orgoglio, che è la città della pace, qual è il messaggio che possiamo dare in chiusura di questo intervento, di questa intervista, di questa puntata, in un periodo storico in cui la musica assume un valore ancora più importante, ma la cultura in genere, come linguaggio universale per costruire ponti, auspicando la pace? Beh, sicuramente la musica è il mezzo migliore per poter arrivare alla pace. Di solito non basta, ma quello che, almeno il mio consiglio che posso dare a tutti gli studenti, a tutti i ragazzi che continuano a fare musica, è di non lasciarsi scoraggiare da quello che succede nel mondo, perché lo vediamo tutti quanti, lo vede chi è
magari più si sta lanciando nel mondo più professionale e chi invece sta cominciando. Secondo me l'importante è continuare davvero a crederci, perché a credere nella potenza, sì, a credere nella potenza di questo linguaggio. Tantissime volte mi capita di cantare, ad esempio, uno degli eventi più particolari che ho fatto è cantare in teatro in Svezia, a Stoccolma, per tutti quanti i ragazzi. Tutti i ragazzi e la maggior parte di questi disabili o con, insomma, problemi, vari problemi dal punto di vista proprio relazionale. E sono rimasti affascinatissimi da questo tipo di musica, hanno scoperto proprio una parte diversa di se stessi, e tantissimi di loro sono venuti poi a salutarmi, li ho conosciuti, è bellissimo avere un pubblico giovane che in qualche modo, perché di solito siamo abituati che specialmente per la musica classica richiede un pubblico che magari abbia più esperienza, che abbia anche più anni in generale. E invece in questo caso ho avuto la possibilità di davvero toccare con mano questi ragazzi che avevano fame di musica, e questo mi ha riempito il cuore, sono stato molto felice. Mi capita a volte in Italia, però sempre meno, e spero che, insomma, specialmente in questi nostri due appuntamenti, spero di vedere più ragazzi, più giovani che abbiano fame di conoscenza e di cultura. Noi chiudiamo proprio con l'invito a partecipare. Grazie per essere stato con noi, per aver lanciato da questo studio messaggi così importanti. Grazie a voi. E noi ringraziamo anche voi, come sempre, per la cortese attenzione. Ringrazio anche Francesco Masciandaro in regia. Vi auguro davvero una buona giornata e un buon weekend.